Stitch, eccomi qua con un nuovo video. Questo qua è il video sulle mie cover per l'iPhone. Sono tutte queste. Un po' ci sono state qualche c'è stata qualche aggiunta nella mia collezione, diciamo, di cover. E niente, mi è stato richiesto di rifare questo video perché l'avevo già fatto. Se vi interessa vi lascio il link del video qua sotto nell'info box. Soltanto che era passato comunque più di un anno e pensavo appunto fosse una cosa carina rifarlo. Niente, allora, prime due cover che vi mostro sono, diciamo, le più recenti, e sono queste due. Sono questa qua rosa e questa qua verde. Costano 1 euro e le trovate all'Ocean. Mi piacciono tantissimo perché hanno il bordino anche davanti, quindi proprio agguantano bene il telefono. E sono morbide. Morbide, cascano anche, fantastico. E sono appunto morbide, lucide, e mi piacciono davvero tantissimo. Poi per 1 euro secondo me erano strabelle. Non c'erano solo di questi due colori, c'era anche viola, ma secondo me viola col mio telefono non stava bene. C'era nera anche, c'era bianca, e niente, io ho preso questi due. In realtà questa qua me l'ha regalata mia mamma e questa qua l'ho comprata io. Comunque mi piacciono tantissimo, le trovate all'Ocean. Poi, altro acquisto è stato questo per 6 euro ed è la classica cover a libretto, che però non mi piace perché qui si è un po' tutta disfatta, qui è andato via un po' il colore. Mi piaceva tantissimo perché era questa cover a fiori, e qui la calamita è andata un po' dove vuole, non è più nel suo buchino originale. Cioè, si sta un po' scollando tutta, quindi non è che mi faccia proprio impazzire come cover. L'ho pagata 6 euro e l'ho trovata sul mercato, però non dovevo aspettarmi chissà cosa. Comunque, questa qua di sicuro è la cover più, diciamo, che mi salva di più il telefono, senza dubbio. Poi, altra cover è questa qua col gufo. Molto bella, molto bella. Gufo o civetta. Mi piace un sacco. Non so perché, ma non me l'ero piegata molto. Me la metterò prossimamente. E ha anche questa parte qua davanti, con, diciamo, che copre il tasto della home. E come potete vedere agguanta benissimo il telefono. Cioè, è una cosa spettacolare. E mi piace un sacco. Poi è un gufetto molto tenero, coccoloso. La trovate nei negozi di cover store, o anche penso dai cinesi, non lo so, perché mi è stata, tutto il resto delle cover mi è stato regalato. Comunque, anche questa è molto molto bella, mi piace davvero tanto. Poi, altra cover, anche questa mi è stata regalata, ma questa l'ho trovata all'Ocean, se l'ha trovata ancora perché è un po' vecchia. Questa qua è una cover dell'uccellino di Angry Birds. Si è un po' smollata, si è un po' tanto smollata. Infatti ormai utilizzandola tanto si è un po' lasciata andare, non è più aderente come prima sul telefono. Questa qua è in silicone, cioè. Mi piace tantissimo perché la figura, il manetto mi piace, il colore mi piace ancora di più, però peccato perché non la utilizzo assolutamente più perché si sbraga qua, si apre, e quindi mi dispiace un po', però vabbè. Queste qua invece sono tutte e tre cover, quelle che vi sto per mostrare, sono tutte e tre cover in plastica rigida, comunque rigide. La prima è questa qua bianca, era bianca in realtà, poi ho usato uno smalto argento qui, ho fatto un cuoricino che mi fa schifo, e ho contornato questa parte qua della fotocamera, e qua ho usato uno smalto con i glitter. Ma in realtà prima era tipo tutta bianca. Questa qua è della Laser. E, non so quanto né quanto costino e dove possiate trovarlo, ma suppongo tipo in negozi di elettronica, secondo me. E, mi piace. Più che altro, secondo me, queste qua in plastica rigida hanno più la funzione estetica che protettiva del telefono, però comunque è molto carina, mi piace. Altra cover che vi mostro è stata questa qua che mi è stata regalata l'anno scorso. Ormai anche questa non la utilizzo più perché è rovinata tantissimo, però era la mia preferita in assoluto. Aveva quello spazio per la melina,
qua vabbè, di solito per la fotocamera. Se sentite che si è rovinata qua in alto, non so se lo vedete, anche qui in basso, è tutta rigata. Cioè, i bordi ormai sono tutti, soprattutto gli angoli specialmente, diventati... si è tutto tolto il colore, e il colore era rosa. Mi è stata regalata per il compleanno, ma questo potete acquistarlo tranquillamente, penso, dai cinesi o cose di questo genere. Comunque mi piaceva tantissimo, era la mia preferita. La tenevo su sempre, soltanto che adesso è immettibile, cioè davvero rovinatissima, però molto bella, mi piace sempre. E ultima cover che vi faccio vedere è questa qua, con tutti questi strass, tutti questi brillantini. Ha delle varie stelle, una stellina qui. Cioè tutte delle stelle che da piccoli diventano un po' più grandi. Questi strass sono rosa, rosso, bianco, rosa chiaro, rosa un po' più scuro. Qua, intorno alla fotocamera, mi sono andati via gli strass. Qua una volta, perché deriva talmente tanto bene al telefono che per toglierla ho dovuto rompere, cioè si è rotto questa parte qua, infatti vedete. E anche qua aveva, diciamo, un cosino che partiva qua e agganciava questa parte a questa. E si è scassata anche quella. Quindi mi dispiace. Anche qua ho notato adesso che si sta scassando. Bene, molto bene. Comunque questa qua era bellissima, cioè era uno sbrilluccichi unico e mi piaceva un sacco, cioè mi piace ancora tanto, però anche queste non le metto più praticamente, le ultime tre, perché sono invertibili. Vi rifaccio una carrellata di tutte le cover, abbiamo le tre in una plastica rigida. Molto belle, quanto sono belle, mi piacciono davvero tanto. Abbiamo, diciamo, le cover animaletto. E poi abbiamo le cover così. Le cover semplici. E le cover, e la cover a libretto. Queste qui erano tutte le cover per l'iPhone che io ho. Spero vi sia stato utile, spero vi possa interessare. Se avete qualche video che volete che io faccia, scrivetemelo qua sotto nell'info box. Qualsiasi domanda abbiate, voi abbiate sempre qua sotto nel box dei commenti, non nell'info box. Vabbè, ormai sapete che io sono più di là che di qua, quindi ragazzi abbiate pazienza. E niente, vi mando un bacione e vi lascio al prossimo video. Ciao pasticce!